introdotto, come dire, molti temi articolati che cercheremo stasera di sviscerare. Il primo tema è quello di provincia italiana. È una sorta di laboratorio permanente sui territori. Poi pensando al tema anche che vogliamo poi di stasera, che è lo sviluppo e uno sviluppo sostenibile, una delle grandi criticità di questo nord-est, insomma, che molto spesso è stato narrato anche da me, insomma, le sue 2500 zone industriali, questa provincia che 10 anni fa, e oggi forse non è una buona reference, però esportava come la Grecia, il Portogallo assieme, questo territorio che sembrava non fermarsi mai, che era la locomotiva economica del mondo, che sembrava non valutasse mai uno sviluppo che non fosse semplicemente quello economico, a un certo punto si arretra, si ferma, eccetera, eccetera. E nascono tutta una serie di criticità sui territori, più o meno evidenti. Un territorio che si è concentrato continuamente sull'hardware, sul costruito e molto poco sul software, per cui ha ragionato molto poco su se stesso, ha ragionato molto poco in un'ottica più ampia. Territorio molto frammentato, se pensate solo la sola provincia di Vicenza, per parlare di sostenibilità, ha 121 comuni, cioè 700.000 abitanti per 121 comuni, significa che ci sono 121 sindaci, ci sono centinaia e centinaia, se non migliaia, di assessori per piccole, piccolissime comunità. C'è un amico che diceva all'assessore di Villanova, che è uno dei comuni che partecipano al laboratorio, che appunto ha questo taglio regionale del Campo Sampierese, che è diventato nel frattempo diventata una confederazione di comuni, diceva: Silvia, sì, voi siete bravi, siete sostenibili, siete carini e tutto quanto, ma quanti abitanti ha il tuo comune? 5.000. Il sindaco di Pechino ha 35 milioni di abitanti. Il consorzio, il gruppo del Campo Sampierese si è costituito prima in un'IPA e adesso in una federazione di comuni, per cui è diventata una prima città di 100.000 abitanti. Quello che cerchiamo di fare con Provincia Italiana è istruire delle buone pratiche sui territori, facendo sì che quelle sinergie, quelle relazioni, quei punti con altri punti significativi di territori locali, regionali o nazionali possano nascere, per evitare proprio che si ricada all'interno dell'autolesionismo locale, che fa rinchiudere tutta la progettualità molto spesso all'interno delle cinta del comune o del territorio comunale. Ovviamente questo non è più possibile, insomma, ovviamente qualsiasi amministratore in questi anni se ne è reso conto, non ci sono più le capacità, non c'è più la disponibilità, ma non è veramente sostenibile né socialmente né economicamente né a livello ambientale ridurre la propria progettualità in termini con una taglia troppo limitata. Chiaro che quando abbiamo parlato, per cui a Provincia Italiana partecipano comuni con di varie misure. Sant'Orso è un piccolo comune che sta su un grande territorio. Quando abbiamo cominciato a parlare del tema della sostenibilità, dell'incubatore, di una, chiamiamola, mission per Villa Rossi, perché una delle grandi criticità non è tanto restaurare i luoghi, ma è ovviamente dargli un progetto. Raccontavo prima, quando parlavamo scherzando prima con gli altri relatori, dicevo, non so, la Fondazione Cariverona, che in questi anni ha permesso il restauro di tantissimi dei beni sui nostri territori che altrimenti sarebbero caduti, nella maggior parte dei casi ha fatto progetti di restauro. E non ha mai fatto progetti di progetto, per cui che succede dopo un restauro. Allora parlavo con un funzionario qualche tempo fa della Cariverona e gli dicevo: sì, perché dopo alla fine restaurate, ma voi non sapete cosa farci. E loro erano molto preoccupati per la Basilica Palladiana, che ritornerà il prossimo anno con un investimento di quasi 30 milioni di euro. Allora, così per un'iperbole, gli dicevo, parlando della Gran Guardia, dicevo: avete fatto la Gran Guardia, poi non sapete cosa farci e vedrete che ci farete la mostra micologica dentro. Poi ho detto: ah no, è vero, la mostra micologica no, perché sembra mitologica, è troppo difficile, per cui sarebbe troppo poco popolare. Allora vedrete che farete, alla fine ci sarà la mostra dei funghi a Palazzo della Gran Guardia. E loro mi guardavano come se fosse un'iperbole, scherzando, eccetera. Mi ricordo il 24 settembre sono andato al premio Masi a Verona, in Piazza Bra, esco dal filarmonico e ho una visione, perché vedo sul palazzo della Gran Guardia, vedo un manifesto, dico: che roba è? E vedo dei funghi, ho detto: ho il dono della preveggenza, perché c'era scritto proprio mostra dei funghi. 24-25 settembre 2011, palazzo della Gran Guardia. Per evitare che
questo capiti, ovviamente bisogna al restauro possibilmente far procedere un progetto sensato. È un progetto che piaccia non semplicemente all'assessore, che non piaccia semplicemente al sindaco o alla giunta di quel comune o a quel territorio di pertinenza, ma un progetto che sia sensato su un territorio più ampio. Nella maggior parte dei casi non c'è sostenibilità progettuale, prima ancora di arrivare a quella ambientale, non c'è progettualità perché non c'è nessun benchmark, non viene fatta un'indagine di mercato, ci si trova a immettere prodotti e contenuti senza sapere cosa c'è sul territorio, se quel territorio è incapace tanto di recepirli, se sei capace tu di sostenere, come fare insomma una collezione di vestiti senza sapere nulla dell'ambito del fashion o qualsiasi, ormai di tanti imprenditori sa che si mette a fare che sia un servizio o un prodotto e non conosce quello specifico mercato. Per cui la sostenibilità è una parola ampia, in molti casi anche scivolosa e difficile. Tre settimane fa mi ha presentato proprio a Schio un libro sulla moda che si chiama Il bello e il buono sulla moda sostenibile. È un libro molto interessante perché aveva una serie di relazioni internazionali proprio sul tema della sostenibilità e veniva fuori un tema molto importante che ci diceva che quella sostenibilità nella maggior parte dei casi noi ce la giochiamo con il termine di greenwashing o di cultural washing, cioè usiamo la sostenibilità per lavare, cioè per dare un significato culturale, sociale a quello che stiamo facendo. Per cui, questo lo vedete, moltissime aziende, cioè è un tema molto abusato, si parla di cotone organico, non si sa da dove arrivi, fa magari 10.000 km quel cotone organico, però pensiamo di aver acquistato una maglietta che è di cotone organico, magari facciamo i nostri impianti fotovoltaici, ma quelli hanno un impatto magari ambientale forse più ampio del risparmio ambientale che generano. Per cui viviamo anche molto di pregiudizi legati alla sostenibilità e all'ambiente, perché la sostenibilità e l'ambiente sono termini che sono diventati fashion, cioè sono diventati di moda e per cui aiutano un prodotto, un territorio, un'azienda, una società probabilmente a vendere anche di più. Per cui, essendo diventato un mercato molto ampio, diventa anche pericoloso, per cui è corretto cercare di perimetrare gli ambiti. Sul Santoso, perché quando un piccolo comune dice voglio entrare, voglio occuparmi di un tema di questo tipo, la prima reazione è la progettista culturale, il produttore culturale, dire provate a leggere un territorio, provate a capire le esigenze di quel territorio, però rivolgetevi a un territorio più ampio rispetto alla vostra comunità locale, che non avrebbe la capacità ovviamente di sostenere un progetto di questa natura, la prima capacità che è quella innanzitutto economica, di sostenibilità economica. E su quello però provate a ragionare, a fare un ragionamento più ampio con una serie di riferimenti nazionali che siano molto competenti su quel tema e possono aiutarvi ad individuare quale può essere il ruolo di un comune piccolo, però che è insediato all'interno di una vasta area industriale molto popolata, con qua di fronte, non so, penso siano due le zone industriali, no, che si vedono da qui in cima, per cui con migliaia e migliaia di aziende, con un attivismo ma che magari la crisi è ancora molto 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 presente. Ci accompagna, poi e chiudo, ovviamente questo è un tema che giustamente, come ricordato dall'assessore, è un tema locale molto forte. Cioè, lo citavo, guardate, oggi proprio ero in Rizzoli stamattina e raccontavo di Schio e dell'asilo Rossi, come nel 1872, appunto parlando di sostenibilità, venga aperto un asilo per 300 bambini nel 72, ma non semplicemente ci sia un asilo, ma ci sia un giardino, attraverso un giardino per gli operai, e all'interno di quel giardino ci sia un teatro. Quella buona pratica dall'altra parte del monte, io in un'altra vita faccio anche il direttore della Fondazione Marzotto, genera la città sociale e per cui è un esempio virtuoso che genera a quasi un secolo di distanza, poco meno di un secolo di distanza, un altro episodio extraordinario.
Ovviamente sono episodi straordinari che poi perché questo territorio, Luca Dal Pozzolo è un torinese però nato a Schio, curiosamente perché l'ho scoperto l'ultima volta, non hanno mai avuto capacità di narrazione perché appunto come ne ha citato Olivetti dall'altra parte aveva una serie di apparati intellettuali, culturali, faceva comunicazione che hanno reso quelle storie simboliche e queste storie sono state assorbite dall'idea che questo territorio avesse, abbia prodotto semplicemente e solo Schei nei suoi anni di corsa e nient'altro, cosa che come dire io mi permetto vivendoci, essendo anche veneto, vicentino, insomma, di sentire. Io domanderei a Gabriella Chiellino di prima di passare a Luca Pozzolo che magari farà a Dario Bovo di darci un overview sul tema della sostenibilità. Lei è AD di una società che si chiama E-Ambiente, è coordinatrice scientifica di Città Sostenibile, che adesso ci spiegherà cos'è, insegna a Ca' Foscari, anche lavora sul tema dell'economia ambientale anche a Ca' Foscari, per cui ha una competenza specifica sul tema della sostenibilità. Ecco, cercheremo di analizzare questa sostenibilità che appunto è sicuramente ambientale, ma che non cercheremo di ridurre semplicemente al tema ambientale, perché porteremo sul tema sociale e anche sul tema culturale.